Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il bianco e rosso TB Sport. In questa lenta e lunga marcia d'avvicinamento alla nuova realtà per noi, che è quella del campionato di Serie D, ci stiamo affidando, come dire, a personaggi che invece la D la seguono da tempo. Ieri abbiamo avuto ospite il direttore sportivo del Gravina, Simone Pietroforte. Oggi un amico e collega della Gazzetta del Mezzogiorno che da una vita narra le vicende dei campionati dilettantistici. Vito Brigigallo, Gazzetta del Mezzogiorno. Ciao Vito. Ciao Enzo e un saluto naturalmente a tutti gli spettatori, soprattutto a tutti gli appassionati del Bari. Mi verrebbe da dire, considerata la tua caparbietà nel raccontare questi campionati, che se non è il Mometto che va dalla montagna, è la montagna che va da Mometto, è il caso di dire, no? Mi permetto di dire di fare una notazione personale. Ho fatto un post quando è uscito il mio primo articolo che in qualche modo parlava del Bari, pur avendo seguito il Bari nello staff del giornale, come ben sai, per molti anni, ma quello non c'entra. Ho scritto un post titolandolo Ho stato promosso, proprio per sottolineare questa cosa. Naturalmente dispiace moltissimo doversi occupare, date le circostanze, di una società gloriosa, di una squadra che ha fatto anche cose straordinarie, però la vita è questa, è Tant'è. inutile stare a scomodare modi di dire, parole, frasi fatte, ci sono alti e bassi, eccetera, però È è così, è così e la quindi. realtà. Facciamo così, cominciamo a prendere telefonate e poi ci spieghi esattamente a cosa dobbiamo prepararci, perché noi non sappiamo esattamente questo. C'è una telefonata, pronto? Buongiorno, buongiorno Enzo, Buongiorno. Leo Damiano. Ciao Leo, Buongiorno, ciao. saluto l'ospite, Ciao. che è la prima volta che vedo in trasmissione. Senti Enzo, chiedo naturalmente all'ospite che è l'esperto, la questione junior, under, no junior, under, i migliori sappiamo l'appello di Petruzzelli, sono andati via, hanno preso alcuni in prova ancora, non so da quanto tempo, da metà agosto. Sì. Siamo oggi al 28 agosto e non si sa niente degli under. Secondo, se ci puoi dire qualcosa, hai detto che domenica si gioca a Bari Bitonto. Domenica Allora, non si gioca a Bari non si Bitonto, gioca a Bari. smentiamo perché Allora non si il capisce più Bari niente. non è, Allora, diciamo, per l'under, la per situazione non è favore. ancora quella per giocare. Evidentemente bisogna aspettare. Addirittura, da quello che mi risulta, il Bari chiederà di giocare la prima in casa alla seconda di campionato, il che vuol dire il 23 settembre, perché ci sono da sistemare molte cose. Non dimentichiamo, insomma, che il San Nicola fino a qualche giorno fa è stato praticamente ancora nelle mani del vecchio proprietario del Bari. Insomma, bisogna risistemare tutto e ci vuole tempo. E credo che il Bari chiederà, ripeto ancora una volta, di giocare la sua prima partita in casa il 23 settembre, cioè la seconda di campionato. La prima, il 16 settembre, il Bari la giocherebbe fuori casa. Sì, confermo. Confermi, infatti. Confermo perché così non si giocherà il 2 settembre, domenica, Bari Bitonto, e slitta un po' tutto il pacchetto, però non accade solo perché il Bari è in una condizione di ritardo, accade spesso purtroppo. Poi nel calcio in Italia stiamo vedendo anche ai livelli più alti. Per fortuna la Serie A ha mantenuto ancora una parvenza, no, di organizzazione, di precisione, di rispetto, però le altre siamo così, quindi Prendiamo una non si telefonata, gioca. pronto? Pronto? Eccoci, Pronto? ciao. Buonasera. Ciao, ciao. Un saluto, stavo dicendo, L'estate non ha ma portato un siamo telefonino arrivati migliore, insomma. ad agosto. E non si fa niente, che cosa non È mi un'estate sono molto concentrato particolare, è per un'estate lunghissima per il Bari, è un'estate lunghissima. Quindi davvero bisogna soltanto aspettare, perché prima o poi qualcosa accadrà inevitabilmente. Però chiediamo a Vito Brigigallo a cosa dobbiamo prepararci. sbagliare. Allora, io parto da una delle prime interviste che ho fatto per la Gazzetta, per spiegare un po', così un tentativo un po', diciamo, tra il goliardico, il simpatico e anche il tentativo di fare un'informazione chiara. Ho sentito Ranko Lazic, che è l'allenatore del Francavilla in Sinni, allenatore di Belgrado, allenatore serbo, il quale è simpaticissimo, poi c'ha questa voce baritonale, anche appunto l'accento slavo, il quale mi disse, alla mia domanda, cosa,
benvenuto all'inferno, scusate ma questo per dire, il campionato di Serie D per certi aspetti è l'inferno, soprattutto per chi viene dal... Però se poi noi guardiamo gli esempi di Parma, di Venezia e mi pare anche Perugia, per dire... squadre che hanno superato l'ostacolo. E qui arrivo a una delle ultime interviste, sempre in questo solco, e quella fatta con Diaw Dubdu, il quale mi dice: attenzione Bari, cioè più che dice a me, lancio un messaggio. Lo stesso anno tecnico del Gravino, subentrato a Toni De Leonardis. E in precedenza aveva chiuso la carriera simpaticamente giocando 2 mesi in eccellenza con il Mola. E lui dice: attenzione, bando alle ciance, ai fronzoli, alle parole, eccetera, persino ai cosiddetti progetti, no? Tu sai, lo sapete, noi abbiamo un progetto. Non servono. Serve una squadra che vada in campo e conquisti 3 punti e vinca il campionato. In qualsiasi modo, naturalmente, concretezza totale, assoluta, e questa era anche l'indicazione per quanto riguarda i giovani, perché sono fondamentali, come sicuramente sanno tutti, è fondamentale avere 10, addirittura 12, secondo me 10 secondo me bastano, giovani, under. E 4 in campo? I 4 in campo e 4 fuori. 4 in campo, no, 4 in campo li devi tenere per uno... forza. Devi farne entrare. Deve subentrare l'altro, salvo il caso dell'espulsione, naturalmente. E quindi è fondamentale avere i 4 più 4 e 2 di scorta, parliamo in termini proprio pratici, perché questo ti consente di partire un passo avanti rispetto agli altri. Qui ci sono due scuole di pensiero. C'è chi sostiene, io ho intervistato diversi addetti ai lavori, Nicola Ragno, Dino Bitetto, gente che la Serie D la conosce benissimo, gente che ha vinto, Nicola Ragno sappiamo tutti ha vinto con 2 squadre diverse nelle ultime 2 stagioni, con Biceglie prima e con Potenza poi. Loro dicevano: i giovani possono, ho intervistato anche Simone e Pietroforte, i giovani possono, debbono provenire da squadre di Serie D, di Serie C. E quindi gente, diciamo, che è allenata a vedere quantomeno questo tipo di campionato. Invece Dudu sosteneva un'altra tesi, e quella della provenienza dei giovani da squadre, da club professionistici. Quello che sta facendo il Bari, peraltro. Quello che credo stia facendo il Bari è la strada che sta percorrendo, che stanno percorrendo gli uomini di De Laurentiis. E cioè, diceva, occorrono giovani strutturati che parlano una grammatica calcistica piuttosto elevata, quindi hanno una cultura calcistica di livello superiore rispetto agli altri, che sono allenati da allenatori veri, e questo può dare un vantaggio. Ecco, se il Bari riesce a... io naturalmente risposte non ne ho, come credo non ne abbia nessun altro, perché poi bisogna anche essere fortunati a indovinare. Bisogna avere naso, bisogna avere orecchio e poi bisogna avere fortuna. E se il Bari riesce a centrare questo obiettivo, siamo a metà dell'opera. Io stamattina o ieri ho letto un nome, che è quello di Siclari, che mi fa pensare che il Bari abbia in qualche modo intrapreso il percorso giusto. Chi è Siclari? Siclari è l'attaccante che l'anno scorso ha giocato nel Potenza, diciamo la spalla, se si può dire così, di Franza, di Carlos Franza. No, è anziano. Aspetta un attimo, perché c'è una telefonata. Sì. Pronto? Pronto? Chiedo scusa, sono sempre io, devo Damiano. Sì. Chiedo scusa, Enzo. No, tranquillo. Devo Damiano. Sono riuscito a prendere la linea da capo. Senti, la questione dei giovani, io chiedo a te o anche al tuo... A me risulta che il Bari ne debba prendere ancora soltanto 3, da quello che mi risulta. Leo? Perché Cesena e Avellino stanno già giocando e fare da amichevoli. Sì. E la mia preoccupazione è che non siamo pronti per i sensi. Scusami, sarà l'ansia, sarà l'esperienza passata, grazie, sarà quello che vuoi. Ma vorrei notizie
un po' più precise se ne avete, Leo, io insomma, credo che noi ci stiamo perché facendo dei problemi anche un po' eccessivi, a mio avviso, rispetto. Cioè, io credo che una macchina strutturata come quella di De Laurentiis, vogliamo chiamarla Napoli, vogliamo chiamarla, non è la sua squadra, ma una diramazione no, della sua l'hanno squadra, il Carpi, visto che comunque c'è sì. Giuntoli, io credo che da questo punto di vista la squadra si farà e si farà una buona No, squadra. Stiamo avendo ma conferme anche sicuramente, ma da Vilio sicuramente. Brigigallo, che ha fatto un nome, quello di Siclari, un giocatore che ha vinto il campionato col Potenza. Tutti parlano bene di questo Simeri che giocava nella Juve Stabia. Il Bari, da quel che mi risulta, ha bisogno ancora soltanto di tre juniores, tre giovani, e avrebbe bisogno invece soprattutto di gente di esperienza, adesso comunque di gente più grande. Pare che per completare il mosaico da notizie attinte da me, tre giovani e sei giocatori, diciamo, di esperienza. Quindi il problema adesso, avendo fatto la base di quello che è indispensabile, è produrre una sorta di altezza, nel senso che adesso il Bari deve cercare, a mio avviso, con gli ulteriori colpi, deve cercare di fare la differenza dal Sì, punto di vista della sì. qualità. Evidentemente adesso, non a caso, è uscito il nome di Mazzarani. Mazzarani è un giocatore che ha giocato Mazzarani in Serie B nel Modena per tanti è un anni, altro calciatore, giocatore che ti può far vincere anche le partite con una giocata. Serve anche quello, serve correre, serve, l'ha detto ieri Simone Pietroforte, il difensore che non bada al sottile, serve il giovane che non sembri un giovane, che sia assolutamente a livello della Serie D, ma adesso per vincere le partite serve probabilmente qualcuno che faccia realmente la differenza. Aspetta un attimo il video perché andiamo in pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme, anche perché mi incuriosisce sapere qualche nome, entriamo anche noi in un nuovo mondo, qualche nome di Serie D che è considerato un po' top player per la categoria, d'accordo? Peraltro tu hai l'almanacco dei campionati Sì, è lì, è lì, dilettantistici, è lì, ora sì. lo sfogliamo insieme, tra poco. Eccoci insieme, secondo segmento del Biancherosso TV Sport con Vito Pregigallo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, esperto dei campionati dilettantistici. Mi dici un po' che differenza passa fra la D alla C e la D all'eccellenza? La D l'eccellenza non ce n'è molta, naturalmente non parlo delle fasce alte, però una squadra che lotta per vincere il campionato in eccellenza e che è ben strutturata, ben radicata, di solito fa bella figura in Serie D e d'altronde, per parlare solo delle nostre, per non andare a citare nomi di paesi magari strani, Gravina e Altamura, che sono gli ultimi due. Fasano non l'abbiamo ancora sperimentato, ma sicuramente farà un'ottima stagione. Gravina è alla terza stagione, Altamura è alla seconda, quindi siamo su livelli molto alti. L'Altamura, da neopromossa, fra l'altro è arrivata attraverso i playoff 2 anni fa, ha fatto un campionato straordinario, addirittura per un certo momento si era pensato, a cavallo diciamo, del nuovo anno, si era pensato che potesse insidiare Cavese e Potenza. Potenza, ovviamente non era possibile, però ha fatto una straordinaria stagione. Il Gravina si è strutturato in modo eccezionale e sta militando benissimo con questa sua, come dire, comune, con questa sua cooperativa di Tanti dirigenti, sta facendo imprenditori fanno a tanti turno il dirigenti, tanti presidente, piccoli giusto? imprenditori. Questa è la Ora formula. c'è un nuovo presidente, domani c'è la presentazione, domani sera c'è la presentazione. Quindi è una squadra di Serie D. Potrebbe anche retrocedere per un anno, ma potrebbe anche fare il miracolo. E poi non posso non ricordare la Virtus Francavilla, che è una squadra di Per cui con questo voglio dire che se strutturi perfettamente, senza un minimo di sbavatura, la tua squadra, puoi tranquillamente percorrere la strada appunto che porta da eccellenza alla Sì, Serie sì. D, Un alla Serie C. po' quello che accade CB con alcune squadre che Sì, poi CB, direttamente vanno in esatto. Serie A. Aspetta un attimo, Vito, perché La c'è un Serie amico C è in linea. fatta di professionisti, quindi Certo. diciamo si dischiude un mondo anche da un punto di vista del contratto, diciamo, del rapporto di lavoro, ecco, completamente diverso. Però i valori tecnici non sono molto, molto Differenti. distanti. C'è una telefonata, pronto? Sì.
ciao, buonasera, sono Maurizio, chiamo da Bari. Ciao Maurizio. Salve. Saluto te e il tuo ospite, Enzo. Salve. Allora, ascoltami, volevo fare un paio di domande al tuo ospite. Sì. Prima di tutto, quante sostituzioni si possono fare in Serie B? Lo diciamo subito, sono 5. E qual è il tetto massimo di ingaggio per i giocatori? E poi ti volevo chiedere, Enzo, ma quindi il Bari la Coppa Italia di Serie D non la farà? Quindi recupererà evidentemente. No, recupererà. Quindi recupererà. La farà la Serie D. Ascoltami, un'altra domanda. Se non so, organizzeranno qualche amichevole, se puoi chiedere magari a qualche. Lo chiederemo. Va bene, ti ringrazio. Allora, le sostituzioni sono 5 in qualsiasi momento, ovviamente, della partita, a prescindere dai ruoli, salvo il mantenere in campo i 4 98, 299, 2000, i 4 juniores. Leggo il comunicato ufficiale, l'estratto del comunicato ufficiale. Di conseguenza, dice, l'inizio del campionato è stato fissato al 16 di settembre, campionato di Serie D naturalmente. E poi dice, di conseguenza, dice altre cose, di conseguenza il primo turno della Coppa Italia Serie D sarà posticipato al 2 settembre, mentre i 32esimi di finale verranno anticipati al 2 dello stesso mese. Il Bari e l'Andria hanno chiesto una ulteriore deroga, un ulteriore posticipo. E poi l'ultima cosa che dice è che i gironi della Serie D saranno ufficializzati giovedì 30 di agosto, quindi dopodomani. La partita Bari-Bitonto quindi esiste, cioè è programmata, non può però scomparire. Data da destinarsi, non sappiamo quando. Data da destinarsi, a meno che non accada, ma questo non lo voglio nemmeno pensare, lo dico solo per un fatto di cronaca, che il Bari non sia in grado di mandare una squadra in campo entro i termini fissati dalla federazione, quindi perda. Ma io credo che il Bari non credo che esista strutturando. Voglio dire, adesso male che vada, Enzo manderà in campo 11 ragazzi, insomma, riuscirà a mettere insieme. Questo è un problema superato. Mi dicevano che la prossima settimana vorrebbero essere già pronte al 95%, quindi vuol dire che evidentemente, ripeto, nel silenzio del ritiro blindato di Roma, però stanno facendo la squadra. Peraltro un po' di nomi, a 11 nomi arriviamo sicuramente, da quelli che sono usciti un po' alla spicciolata. Prendiamo una telefonata, pronto? Vi saluto l'ospite. Ciao. Salve. Ciao Enzo, allora ascolta, la mia considerazione è questa, abbiamo fatto il paragone col Parma, io paragoni non ne faccio mai perché guardo sempre in casa mia. Il Parma fece la squadra della Serie D con Scala, presidente, e Apolloni, che erano persone conosciute dall'ambiente. Il presidente De Laurentiis invece con il suo staff sta facendo esattamente il contrario, cioè persone sconosciute a noi, anche se sono dell'ambiente calcistico, e però dei locali non ne ha preso proprio nessuno in considerazione e non so perché, non lo voglio sapere. Tranne Antonelli Pedico, che lavorava già nel vecchio Bari. Sì, no, non parlo, parlo dei propri lavori, non dei segretari e queste varie. Beh, Antonelli Pedico è un collaboratore tecnico, non è non ha un ruolo diverso. Poi fammi dire un'ultima cosa, è una domanda che devo fare già ieri all'altro tuo ospite. Riguardo dove giocare, se al San Nicola o al della Vittoria, perché sposo la tua idea sempre del, forse hai lasciato di giocare al della Vittoria. Ho capito che è fiato sprecato perché giochiamo al San Nicola e quindi non ha senso portarlo avanti. Invito per favore il tuo medium, quello che diceva che allo stadio del il sensitivo, San Nicola, c'era il sensitivo, che diceva che al San Nicola c'era malocchio, negatività. A capire se c'è ancora o meno. Ciao. Immagino adesso, dopo tutto quello che è successo, credo che addirittura sia respingente, cioè quando ti avvicini a mio avviso ti porta lontano. Vabbè, abbiamo una serie di domande, le vorrei fare approfittando della presenza di Vito Pregigallo. Danilo la fa a me la domanda, modificherete il format quest'anno in considerazione della categoria di appartenenza del Bari? Dobbiamo cambiare, però l'appuntamento quotidiano resta fisso, così come il 91esimo minuto, quindi cambieremo un po' magari l'impaginazione. Posso aggiungere una cosa a quello che tu dici come risposta a quello che tu dici? Attenzione che sempre calcio è. Non sminuiamo, io ho visto partite anche al San Nicola del campionato di eccellenza, quando ci ha giocato il Liberty,
partite con un ricordo perfettamente, un Liberty Casarano di grande dignità. Quando dico dignità calcistica della vittoria. Quando parlo di, dignità calcistica, c'era Salvatore Mazzarano, sì, Terracena, insomma, sono stati degli anni bellissimi in cui i tentativi poi non sono andati in porto, Flora, Canonico, eccetera. E il contesto, certo, non si riempie non si riempie lo stadio, però non c'è il malocchio, che credo che si stia scherzando, si stia celebrando. No, c'è un sensitivo che interviene da noi, che dice che San Nicola c'è una energia negativa. Insomma, sì, c'è il malocchio, attenzione, quando ci sono andato io a seguire il Liberty, c'erano i piccioni, c'era il guano dei piccioni. Ora non so se il problema è stato risolto, ma quello, se il malocchio è una cosa, per chi ci crede, ci no, crede. Ma il malocchio è San Nicola, attenzione. Il guano della vittoria invece è uno stadio accompagnato di energia positiva. Ah, perfetto, è perfetto. Allora c'è solo, solo da risolvere il guano dei piccioni, poi per il resto. Francesco ci fa i complimenti perché siamo gli unici a continuare a seguire quotidianamente il Bari. Un altro amico mi chiede quante possibilità ci sono di rivedere Bellomo a Bari. Per me non molte, diciamo, il discorso con Brienza è ancora aperto. Poi c'è Mazzarani, ripeto ancora una volta, che sembra essere in questo momento un possibile rinforzo di qualità per il Bari. Poi mi chiedono se Telebari farà una proposta per trasmettere le partite del Bari. Anche qui siamo molto in alto mare, bisogna trattare evidentemente per un'esclusiva. Che fine faranno i vecchi dipendenti dello staff tecnico come Giovanni Loseto? Al momento Giovanni Loseto, bandiera del Bari, non è stato, non mi risulta sia stato avvicinato da questa società. Quando parte la campagna abbonamenti, De Laurentiis aveva parlato di primi giorni di settembre. Giuseppe dice: vorrei sapere da Vito Prigigallo, data la sua esperienza del calcio in Serie D, un calciatore forte da consigliare per il nuovo Bari, un giocatore di quelli che tu lo prendi e dici, allora, no, considerato il curriculum, ha vinto tanti campionati, chi è un nome? Carlos Franza è il centravanti del Potenza l'anno scorso, che ha fatto 30 gol, che ha fatto 28 gol, però ovviamente Lazic mi consigliava Emilio Volpicelli, che è un calciatore campano che gioca da molti anni in Puglia. E io l'ho visto per la prima volta con Ostuni in eccellenza, mi ha fatto un'impressione cioè uno poi anche è un attaccante anche questo? È un attaccante, vogliamo offendere qualcuno, senza offesa per nessuno, somiglia a Van Basten, diciamo, ecco, le movenze, parte dall'esterno, conclude molto. L'anno scorso ha segnato 29 gol con il Francavilla Insigni, e quindi una squadra di media classifica, e segnare tanti gol in un campionato così complicato, così difficile, nel girone con le campane, sempre abbastanza complicato anche per questioni ambientali, non è. Però mi risulta sia andato alla Salernitana, quindi Aurelio dovrebbe chiamare Lotito e Aurelio. Poi mi hanno segnalato Diakité del Taranto, infatti lo leggevo, tu prima accennavi all'annuario del calcio dilettanti che è edito dalla Nicolaus, è uscito da poche settimane, e che diciamo ha l'elenco proprio di tutti i calciatori, tutti dalla Serie D alla seconda categoria pugliesi, e Diakité. Quindi l'anno prossimo mi pare starà qui? Dai, questa è la domanda che sì. L'anno prossimo l'editore Roberto Violante vorrebbe che l'annuario diventasse più raccontato, no? E quindi cercheremo più storie, cioè che diventi più almanacco che annuario. Allora, Adama Diakité, 25 anni, ottobre, e quindi è un calciatore che è un attaccante che potrebbe far comodo al Bari. E poi ho detto, secondo me, nomi come Di Cesare, come lo stesso Brienza, 1-2 UFO, io lo chiamo UFO, che arrivino in Serie D, possono essere. Fare una squadra di Serie A, di Serie B o di Serie C calibrata e metterla in Serie D, secondo me, non fa al caso. Non paga assolutamente. C'è un'altra telefonata, prendiamola e poi andiamo in pausa pubblicitaria. Pronto? Pronto? Ciao. Pronto? Sì, ti sentiamo. Pronto, Enzo, sono il professor Ettore, saluto il tuo. Ciao Ettore, ciao caro, ciao. Bentornato, Enzo. Grazie. Senti, Enzo, due domande brevissime. La prima è questa, Principallo. La prima consiste in questa.
chi vince il girone va direttamente in Serie C. Io vorrei capire i playoff delle altre squadre, quante squadre fanno i playoff e chi viene promosso. Ok. Allora, seconda domanda, se in Serie D si gioca sempre di domenica. Grazie. In Serie D si gioca di domenica alle ore 14.30 perché bisogna uniformarsi all'orario nazionale, salvo deroghe. Se vogliamo con la Serie D ritorniamo un po' al passato, perché salvo comunque deroghe, sì, per ciò che riguarda ma Bari, poi, ma, no, ma voglio la dire, Serie D è due e mezza, il calcio basta, è due e mezza, la braciola con il panino, insomma, torniamo no, un po' a questi anche con le orecchiette. Comuni, vabbè. Anche con le orecchiette. La Serie D, la divisione interregionale, il dipartimento interregionale, ha una struttura, ma questo non lo dico perché è diretto da un nostro corregionale che è l'avvocato di Martina Franca, Luigi Barbiero, ma lo dico perché veramente funziona, ha una snellezza, una semplicità e una immediatezza di risposta che sono molto efficaci, per cui chiedere l'anticipo, il posticipo o il posticipo dell'anticipo come accade per la Serie A è facilissimo, per cui se la squadra decide di giocare alle 17.30 occorre naturalmente nulla osta dell'avversario, o se la squadra decide di giocare in notturna occorre che l'impianto che abbia il lumen necessario, perché è molto più facile, appunto perché non ci sono obblighi di trasmissioni televisive. Però e quindi in linea di massima alle 14.30 della l'orario domenica. L'orario è alle 14.30 e quasi tutto il campionato si gioca alle 14.30 perché, ripeto, no, aspetta, mi diceva la della promozione. Poi, poi parliamo dei play-off. Devo ricordare. A sì, cosa play-off servono, e promozione. Sì, sì. Pausa pubblicitaria, sì, certo, e poi di nuovo insieme. Terza e ultima parte del Bianco e Rosso di TV Sport con Vito Prigigallo della Gazzetta del Mezzogiorno. Prima di farti rispondere alla domanda relativa ai playoff, il loro scopo, quante squadre partecipano, un amico Danilo ci chiede: ma la Serie D è un campionato di sola corsa? Assolutamente no. No, no. Abbiamo fatto dei nomi pochissimi, perché fare dei nomi in Serie D significa stare qui appunto con l'almanacco, con l'annuario dei dilettanti, stare qui sei ore e leggersi tutti i nomi che tra l'eccellenza, la Serie D e la Serie C possono concorrere, quindi non è tanto una questione di nomi. È chiaro che se gioca Brienza diventa, o se in porta gioca Gillet diventa un discorso diverso, però non è assolutamente di sola corsa, perché ci sono calciatori che possono fare, faccio due nomi ma vado proprio a memoria, Letizia e Malcore, che sono nomi di calciatori mediani. Carpi, Malcore, che centravanti Manfredonia, sì, sì, Carpi, sì, sì. Esatto, esatto, Manfredonia, esatto. Letizia Manfredonia è quello che poi... Manfredonia, Nardò e poi Carpi, eccetera. Venivano dalla D. Sì, sì, assolutamente, hanno fatto grandi, e Letizia ricordo con l'Ischia è stato... Ma Letizia è sempre Letizia dei Carpi? Sì, 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 sì. Quindi il Carpi, che in questo momento sta in qualche modo attraverso il suo staff dando una mano al Bari, conosce queste dinamiche, evidentemente. Ma anche perché è di lì che viene la storia di questo club, è un po' simile a quella della Virtus Francavilla, ma anche la stessa Francavilla conosce bene quali sono i meccanismi. Però si gioca a calcio, in linea di massima, è chiaro che si tratta di dilettanti. A questo punto mi pare, ricordo, c'è stata una domanda di quale sia, quanto guadagnano i dilettanti, massimo, se c'è un contratto. Il contratto credo che sia intorno ai 20.000 euro, questo è il rimborso, 7.500 e 20.000 euro. Ma De Laurentiis la scorciatoia, già detto, io sono abituato a pagare i diritti d'immagine ai miei calciatori. Ci sono calciatori, sì, esatto, poi ci sono molte... siamo in Italia, insomma, non è che dobbiamo scoprire noi, ci sono altri modi per compensare la prestazione, diciamo, come dire, dare un corrispettivo alla prestazione i giocatori che evidentemente valgono qualcosa in più. Di un calciatore che vale. Prendiamo una telefonata, vale, pronto? Prendiamo una telefonata, pronto? Pronto? Eccoci. Pronto? Ti sentiamo, dai. Mi sentite? Sì. Pronto? Mi sentiamo, dai. Pronto? Sì. Stavo dicendo. Però non possiamo, scusa un attimo, non possiamo però perdere tempo allora, per una telefonata, un minuto di trasmissione per questo. No, no, scusate, chiudete la linea perché mi sta venendo il mal di testa, perché sì, non sto capendo più niente. Lasciamo perdere. Sì. Playoff.
Allora, in Serie C sono promosse 9 squadre, tante quante sono le squadre che vincono il campionato. La Serie D è strutturata su 9 gironi, intanto, una per ogni girone, sì. E quindi una per ogni girone. Una cosa simpatica anche dal punto di vista della comunicazione e del marketing, la Serie D viene chiamata hashtag campionato d'Italia ed è molto simpatico questa cosa, tanto è vero che qualcuno si è inventato per l'eccellenza hashtag campionato di Puglia. Insomma, sì, eh. è molto simpatico sulla questione di prima non siamo stati molto originali, perché la birra è chiamata il campionato degli italiani, insomma. Sì beh, vabbè, sai, il marketing poi se nasce in federazione, le leghe si parlano, i creativi si parlano, quindi una squadra, le 9 squadre fanno una pool scudetto, si chiama, è un post campionato, un post season che vale poco, però si vince lo simbolico scudetto. L'ha vinto il Bari negli anni 50, se non ricordo male del 52, e l'ha vinto il Taranto, non ricordo se 20 o 30 anni fa, e quindi abbiamo queste due piccole perle, queste due piccole chicche. Taranto che non ha perso tempo a esonerare l'allenatore. Taranto che ha preso Gigi Pararelli, che è una persona che ho imparato a conoscere, difensore del Taranto, che è un difensore, ma io personalmente non l'ho conosciuto come professionista, perché mi occupo dei dilettanti, l'ho conosciuto come allenatore in due momenti diversi della team Altamura, ed è stato quello che ha portato dall'eccellenza attraverso i playoff l'Altamura nella categoria attuale, appunto, nell'interregionale. Quindi prima soltanto allora, vai la in prima, serie la prima C. È promossa, quindi il campionato bisogna vincerlo, punto, non ci sono. Il sistema dei ripescaggi nelle ultime due annate, se non ricordo male, è un po' stato modificato, nel senso che si giocano i play-off all'interno del girone e tutto finisce lì, quindi la squadra che vince i playoff del girone, prendiamo l'esempio del girone H nella stagione scorsa, la Cavese, allenata e quante dal squadre Varese, Dino partecipano Bitetto, a questo playoff dalla seconda? Quattro, dalla seconda alla quinta. Okay. E ovviamente il gioco è semplice, la seconda gioca contro la quinta, gioca in casa, okay, ha il vantaggio finale, del pareggio, eccetera, semifinali e finali, la terza contro la quarta, eccetera. Si blocca tutto lì, finisce lì. Si può vincere la Coppa Italia, come è accaduto al Monopoli qualche anno fa, che è arrivato in Serie C, non dimentichiamolo, attraverso la Coppa Italia, e anche in quel caso, così come nel caso della vittoria dei play-off, viene inserito nella graduatoria di ripescaggi. Quello è un elemento fondamentale, l'aver vinto i play-off, mentre ma non è detto... Non è come per l'eccellenza, che chi vince la Coppa d'Eccellenza va direttamente in Serie D. Qui sia chi vince la Coppa Italia che chi vince i play-off, ti metti nella griglia dei ripescaggi, okay, e lì poi conta il bacino di utenza, i tifosi, quanti anni hai di storia, quante penalità hai, eccetera, eccetera. A questa graduatoria si attinge. Fatto sta che la Cavese, dopo un campionato straordinario, all'inseguimento, a tampinare il Potenza, ce l'ha fatta e oggi è una squadra. Siamo contenti per Dino Bitetto, che però nel frattempo che ha lasciato però la Cavese, non è stato, sta a non è stato. Sì, sta a Cerignola, dove lo hanno chiamato, dice, stavolta vieni a vincere. Prendiamo una telefonata, pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Ciao Enzo Pasquale da Bari. Ciao Pasquale, ciao. Saluto te e l'ospite. Ciao. Una cosa al volo praticamente. Ritornando al discorso di prima, dove c'era la possibilità che c'è inimmaginabile che non ci sia ancora la squadra da mandare in campo, ma non è che è tutta una strategia, perché qui c'è ancora in ballo il ripescaggio in Serie C, perché se il 7 danno l'ok alla Serie B a 22, salgono le 3 di nuovo in Serie B, c'è tutto da vedere ancora, quindi ci può essere ancora tutta questa strategia di mezzo, può dare, cioè, se Dio ce la manda buona. Ci fanno questa grazia qua. Beh, innanzitutto io voglio sottolineare il Bari, mezza squadra o più di mezza squadra già ce l'ha fondamentalmente, e ripeto, mi risulta che a Bari manchino 9 giocatori complessivamente per completare l'organico. Poi che tipo di giocatore vai a prendere può dipendere effettivamente dal fatto che tu giochi in D o in C. È chiaro che soprattutto per diciamo quei 6 giocatori maturi che il Bari deve andare a prendere, ad esempio potrebbe anche prenderli dalla C, facciamo un esempio, perché il mercato di C si è chiuso e esistono anche lì degli svincolati, ma sono tutte delle ipotesi, delle supposizioni. Però mi dai la possibilità di ricordare che il 7 settembre il CONI, attraverso Frattini, opterà per una B a 22 oppure lascerà il mondo come sta a 19 squadre. Certo è che se
il collegio di garanzia, credo che si chiami del CONI, riporta la B a 22 squadre, è un pasticcio clamoroso. Dobbiamo ancora una volta ribadire per correttezza che dal punto di vista della giustizia sportiva, delle normative sportive, il Bari non avrebbe nessuna possibilità di essere ammesso, non ripescato, al campionato di Lega Pro, a meno che non ci sia un provvedimento straordinario, assimilabile alla grazia per un detenuto. Praticamente il Bari non può stare lì perché motivi di ordine pubblico, perché è una società che non può stare in quei campionati, e si decide. Però regolamenti alla mano, non c'è scritto da nessuna parte, voglio precisarlo, che il Bari possa salire così d'amblè in Lega Pro. Non so se confermi. Assolutamente. Hai fatto una disamina precisa, perché ma non avrebbe nemmeno senso, voglio dire. Sono un tifosissimo del Bari, mio padre mi ha portato a vedere la prima partita Bari-Salernitana, se non ricordo male, nel 66, quindi immaginate quanti anni ho, e quindi il piacere sarebbe enorme, però non, giustamente il Bari non è retrocesso, per cui viene ripescato, non ci sono altri altri agganci. Nuova. Non ha una storia. Fra l'altro è una società nuova, si creerebbe un precedente, credo, assoluto. Si tratterebbe di un'operazione di copia e incolla, copiando dal nulla e incollando in un campionato importante. Con i tempi, ecco, qui sono d'accordo. Con i tempi ci siamo. Io sono andato a guardare nel 2002-2003 il Rutigliano, quindi per restare alla nostra terra, il Rutigliano fu ripescato in qualche modo in Serie C, e fu una cosa strepitosa per la città dell'Uva, dopo l'inizio della Coppa. Cioè aveva giocato già una partita in Coppa, e poi la settimana in Coppa di Serie D, se non ricordo male, proprio con il Benevento. Aveva giocato la prima partita in Coppa di Serie D, la settimana dopo giocò la prima partita del campionato di Serie C2. Quindi non è mai troppo tardi questo. Quindi, ecco, da questo punto di vista non è mai troppo tardi, però, come dicevi bene tu prima, non c'è l'elemento giuridico. Oddio, in Italia Fabricini e gli altri lo dimostrano, 19 campionati zoppi, la Serie B addirittura zoppa, che è una cosa che fa ridere un po' tutti, eccetera, e può succedere di tutto, quindi Vito, 30 secondi ancora a disposizione, mi devi far capire da 1 a 10 quanto sarebbe meglio giocare nel girone delle marchigiane abruzzesi piuttosto che in quello di Puglia, Campania e Basilicata. Allora, da 1 a 10, secondo me 8, però ecco, 7 e mezzo, 7 più, è impossibile da dire, perché basti trovare il Cerignola, abbiamo parlato prima del Cerignola, perché il Cerignola lo devi necessariamente mettere di là, non puoi fare una geografia a tua libera interpretazione. Se metti il Bari in quella parte, su quel versante, su quel crinale dell'Adriatico, ci devi mettere Cerignola e ci devi mettere Omnia Bitonto. Allora, il Cerignola può essere l'avversario più quindi pericoloso. Eviti il Taranto, ma giochi con quelle altre. Eviti il Taranto, eviti le Campane e giochi con squadre che non è che siano di seconda scelta. Sì. Hanno una maggiore propensione al gioco tecnico, al gioco. Non c'è la pressione. Voglio dire, diverso è giocare a Torre del Greco, a Pomigliano d'Arco, a Ottaviano. Ora non ricordo quali siano le Campane, ma voglio dire, parlo così per reminiscenze e anche per esperienza personale, qualche piccola trasferta l'ho sono fatto. Cose diverse. Vito, però se poi devi giocare al Monterisi, a proposito di calore, di pressione, di stadio all'inglese, di tifo parossistico da parte del club, della cittadina e degli appassionati gialloblu, beh, insomma, è sempre complicato. È sempre però indubbiamente il girone H è il girone più difficile. Grazie Vito Brigigallo, ti saluta Tizi D'Alessio, che sta seguendo la trasmissione, ha detto che avrà piacere di seguirti tante volte perché sei il suo scrittore preferito. Così scrittore mi piace. Noi ci ritroviamo domani sempre insieme con il Bianco e Rosso TV Sport. Ciao.